È già notte. Should have camped near that little creek. It was so perfect. Nah. You'll need a good night's sleep after all this. And the car's just half a mile down the path. This place makes for a pretty cool Vediamo, bedroom, eh. though. Man, I'm beat. Oh, sorry. Just got one last thing to show you guys. I can't get enough of this place. Non mi dispiacerebbe andare nel deserto. Ho un po' paura. Come on, Daniel. E soprattutto dormirci. Dormirci più che altro per qualche... Anche se sei in una tenda, magari uno scorpione si infila, qualche serpente vario. Slow down, Mom. Non mi ispira troppo. Però tipo di giorno... Guys, cioè, penso che comunque un giorno voglio andarci al... al Grand Canyon. Anche proprio per sta roba. Non c'è nulla, Però guarda i colori. Poi qua è brutto. Ciao belli, io vado. Sì, i rapaci, poi senti i coyote che si squagliano. Senti tipo... ogni tanto qualcuno si ammazza. Ehi, ma qua io ci sono già stato. Chi è che fa? Ah, lui. Bambino di merda. Qua è dove siamo stati l'altra volta? Dove siamo venuti noi? Quella discesina lì con quella montagnetta sul lato. Fatti. Il problema, cioè, sì, nel senso io non ci potrei mai vivere perché veramente non c'è niente da fare. Non ci sono stimoli e non... Non riuscirei mai a star qua. Sì, qua comunque dove siamo stati noi. Lì c'era anche la statuina. Ma hurry up a cosa? Che siamo qua nel nulla. Siamo risaliti. Hurry up. La macchina è dall'altra parte. Perché l'hai parcheggiata? Away. Chissà, esiste davvero Away come posto? Sit down. In cos'è che è? Nevada? So, hey, I do appreciate that you guys stuck around this long. Thank you. It was good to get to know you better. See your life. This place is pretty cool. Più che altro l'abbiamo conosciuta adesso che siamo un po' più adulti. Quindi diciamo che magari comprendiamo meglio. Hiking canyons, counting stars. You're a natural born explorer. It's hard to believe you two are actually out here with me. I was lucky we had this chance. Just know I love both of you so much. And I'm proud of who you are. And... where you're going. Adesso ci dirà che non viene con noi. Potresti venire con noi? No, glielo chiedo. Karen, be honest. Do you think we'll make it to Mexico? Sì. You made it this far. Going through hell. Effettivamente. I hope so, Sean. You both deserve it. But I have to be upfront with both of you. What happened in Haven Point is catching up on us. Huh? In che senso? What do you mean? When we were in town, we saw some stories in the papers. The feds are definitely tracking us down in the region. Shit. And they'll find us. Well... è un mese che ha detto che noi siamo qua, cioè ci stanno cercando da un mese e non ci hanno trovati. Più che altro, cioè tipo... Ok. Lei non c'entra niente. O no?
That's why I brought you back here. I made these for the 4th of July, but this is better. 4 luglio? I love those things. Ah, sono le lanterne, mi sa. Le lanterne di carta? Sì. Wow, awesome. Cool. Le avevo fatte. Facile così, bimbo. Non è proprio il loro scopo, però vabbè, ok. Spettacolo pirotecnico. Adesso, cioè, il fatto è un altro che mi chiedo. Io so che per l'appunto in ogni stato dell'America, diciamo, hanno le proprie regole, eccetera, no? Cioè, per esempio, delle cose che fai. Adesso non so gli stati, eccetera. Però delle cose che fai in uno stato magari non sono punibili allo stesso modo in un altro stato. E mi ricordo di aver visto tipo un film, era un film comico, tra l'altro, che diceva. No, lui adesso ha messo piede nella mia contea, cioè nel mio stato, e quindi verrà sottoposto alle mie regole, alle mie punizioni, eccetera. Oppure diceva, no, questo è invece il mio stato, bla bla bla. E allora il fatto è, se loro vanno in Messico, sono liberi? Cioè, poi, tra l'altro, Messico, non, cioè, dato che c'è per l'appunto anche il muro, verrà diviso in modo diverso ancora? Però, cioè, nel senso, non sono perseguibili? Are you guys all set up to leave? No. Adesso faccio anche un altro esempio. Se io ammazzo qualcuno qua in Italia e scappo in Francia, mi cercano lo stesso. Cioè, anzi, è successo di casi che hanno trovato, no? Per l'appunto persone scappate. What are you gonna do now? Take off and hide? Not this time. I can't just run from this forever. So I'll do what I have to help you. It won't be easy crossing that border. So I'm gonna give you a head start on the police. Wait, how? What's your plan? The cops are after me too, for what happened in Nevada. So they can catch me instead of you. Fair trade. Mom! We'll go to jail for helping us. It's not about me right now. We need to get your asses to Puerto Lobos. You don't have to do this, Karen. I let you guys down before. Not this time. I knew what I was doing when I came to Haven Point looking for your brother. I felt it was the right thing to do. And I feel the same today. I tried to live by my own rules, no matter what. I don't expect you boys to be like me. But try to stay true to yourselves. This is your life. Sì, tanto penso che lo sappiano tutti che dobbiamo andare là. Don't let anybody get in the way. Quindi avranno messo i blocchi in giro. Fuck the rules. We'll do whatever we can to survive.
That's fair. Yes, it is. You took care of Daniel all the way from Seattle to Arizona. Nobody could ask for a better brother. Vedere quanti chilometri sono. Perché praticamente li abbiamo fatti a piedi. This is the last roundup. Wait, let me say bye to Joanne. All right. I'm gonna go do one last checkup on the truck before you hit it. And don't forget what we talked about. 1470 miglia. You should go see David. He has something for you. Okay. Sono 2000, quasi 2400 chilometri. A piedi. Più o meno. Fai anche che ne abbiamo fatti un paio. Portati da amici lì, quello col camion o comunque quell'altro Brody. Però la lettera magari la scriviamo, non so che cosa. Mamma, dai, ormai penso che siamo. Hey mom, I know you're better with words than me, but still, here it goes. Te la farà scrivere a noi? Credo di capirti. Oh sì, dai, potrebbe essere valido. Cioè, nel senso, abbiamo saputo quali sono le sue ragioni, insomma. Maybe we're not that different. Appunto, farlo adesso che siamo più un pochettino più adulti, possiamo capirlo. Non rinunciare alla tua libertà potrebbe essere buono. Scusa per averti messa nei casini, non so. Anche, però mi sembra, ci ha già detto no, lo voglio fare, eccetera. Please don't give up on your freedom. Sapevo che cosa sarei andata in, che cosa sarei andata incontro. It's the best thing you've taught us. We'll reach you once we find our own freedom. Thank you so much. Love. Fine. Sean. Va bene. Non lasciare una lettera? No, va bene così. Tanto deve andare in carcere. Oddio, poi non so bene bene come funziona, però insomma. Allora, vai da David. Dov'è che stava David? Che più che altro... Ah, qua. Di fianco. L'ho visto passare. David. Capo. Sean. Hey. Aaron said you wanted to see me? Yeah, but go grab that police scanner inside first. I gotta put these new plates on the car. Sure. Come on. I'll join you when I'm done. E prende la radio. C'è una lettera? I feel you, David. Ah, tra l'altro quelli sono quelli cancellati. Se dove c'era la cartellina, stai viaggiando molto. Vorrei essere con te durante la nostra luna di miele. Se non ti stai girando il mondo proprio come volevi, voglio vedere. So che le nostre vite sono completamente diverse. Spero che potremmo andare. È tutto diverso adesso. Spero un giorno potremo sentirci durante una birra e sperare. Ok, questa era... Cos'era? La moglie, non mi ricordo. La figlia? Che ma c'hanno tutti in bagno ste cose? Televisore rotto. Dov'è la radio? Ok. How does this thing work? Ma perché più che altro? Ok. 140, 160. 160.
Era lì. Feck. This place has too many adults. Eccolo qua. But I'm gonna miss it. Nah. Nothing there. No? 147? Nah. Fox. Nothing there. Don't think so. Keep scanning. Ah, capì. Eccoci. We've got reports of a 10-10. 10-10 era quello che facevano noi, no? Now we can spy on the cops all the way to Mexico. Thanks, David. You big rebel. Il 10-10 era quello che avevamo fatto noi all'inizio con oddio, non mi ricordo come si chiama. Quell'altro, il vicino, dai. Che ha dato il via a tutto. Perché devi andare a mettere le targhe? Perché vengono a rompere le balle? Cioè, se li fanno una retata i poliziotti che dovrebbero arrivare a quanto ho detto, devono vedere se sono in regola. Did you get the police scanner? Yep. And I found the police frequency. How about that? Good job. Now, you'll always want to know what they're up to. No surprises on your way to the border. Hmm. All right. This is the fastest route. When you get there, cross between these two stations. Now, you have to exit the main road and drive through the desert for a while. But Karen's car should be okay. You got all that? Sure. Okay. Think so. Sean, you have to know. The police are on your ass. You only get one chance here. I'm not trying to be a dick. Just honest. Just. I know, David. Thanks. Here. Have a seat. Don't mean to order you around. Bad habits die hard. And yes, I was suspicious when Karen. Lui era un soldato, no? Un militare. You and your little brother for a while. I think I get what you're going through. Your experience forms you as a person. And I imagine all the shit you've seen and how it's changed you. Pretty much. Not comparing myself, but I had to go through my own hell. In war and at home. Ognuno ha modo suo. I didn't know how to deal with emotions or other people. Why did you come here? You said you were from Oregon, right? Yeah. Sì, era Joyce, era la figliastra. Before my stepdaughter was shot, it destroyed me. Oh no, forse no. More than I was willing to acknowledge at the time. I stayed wasted for a year. Then went to AA. Got cleaned up. I met Steve. He owns the house behind Stanley and Arthur's. Anyway, he invited me to stay here. Offered me a fresh start when I needed it the most. Sean, I'm gonna do everything I can to help you get out of here. That's my duty now. But I want to be straight up with you, okay? Yeah, of course. I know you guys got screwed, that you think nobody will ever believe you, but the truth is on your side. You and Daniel can't just hide out forever. Is that how you see yourself in 10 years? If you step up and face the law,
You can be free. Sooner than later. We've come too far now. We just want a new life. That's it. I understand. I do. I'm trying to be the adult. You're too young to be dealing with all this. And Daniel is growing up fast. Sì, credo, cioè ha detto ci mi costituirò, penso che comunque lo faremo. Il fatto è nel senso so, I know you're on the right path. Oltretutto, cioè come viene spiegata è una roba paranormale. Quindi come vieni sorry, I really have to take colpevolizzato. Hey, Joyce. Eccoli. Right on time. Cioè, come fai a renderlo colpevole? Andiamo. Okay, old gal. Let's check you out one last time. Ci siamo? Hey. Oh, need any help? Just checking out the levels and cleaning up the filters. Non sapevo fosse una fanatica. La macchina. Vabbè, tra l'altro. So, do you think your truck will make it all the way to the border? Oh, it will. It's never failed me before. How long have you been driving for? Not long enough. Dad taught me, but I always had other plans. We didn't go cruising too much. Esteban was obsessed with his engines. That doesn't mean you had to be too. Yeah. He only wanted me to find my own way. Che è già una gran cosa, cioè, nel senso che molte volte i genitori riversano Esteban loved quello che avrebbero voluto essere sul figlio, sui figli. He would be proud that you're going back to his homeland today. Cioè, sapete, no, ci sono quei genitori che dicono: ah sì, poi magari già da piccoli, ah sì, lui sarà un gran dottore, ah io lo manderò a studiare da quella parte, così diventerà una persona rispettata. Tutte cose. Wish he was here with us. It's bullshit that we get to see. Inutili. But he doesn't. I know. But Esteban is still with you. And he always wanted you and Daniel to see where he came from. I don't know anything about Mexico. It's scary. Sean, you're carrying the weight of two people on your shoulders now. It's okay to be nervous. I'm just tired of running, of causing trouble everywhere we go. Daniel's power is overwhelming, and we don't know where it comes from. But you do know your brother. C'è anche You'll quel be fattore there lì. For each other. I just want to get this shit over with, so we can start over, if we can. Your brother sure isn't a little kid anymore. He had to grow up too fast. He wants to be equals, and you guys are gonna have to work together. He may even help you make it. No, tu cosa ne sai, no? Maybe you're right. You'll figure it out, like you always do. Okay. Cioè, il fatto è tu cosa ne sai dirlo a un genitore o comunque a un adulto, una persona che ha vissuto, ha fatto i suoi anni, comunque le sue esperienze, eccetera. Detto da un ragazzino non ha senso per me. Cioè, è proprio una delle ultime cose che vanno dette, vanno pensate anche. Cioè, quanto devi essere pieno di te per dire a un genitore tu cosa ne sai.
Yeah. Kind of sad. I know. Are we leaving yet? We have to, Inanna. Come here. Poi chiaramente dipende, nel senso dipende l'argomento, dipende, dipende tutto. I'm gonna miss you. Cioè, una cosa stupida è non puoi dirgli, cioè puoi dirglielo a un genitore che ti chiede no, ma non usare WhatsApp per questi motivi, che ne sai? Magari sulle robe tecnologiche, no? Ok, mom. Thank you. Se, dipende poi se è anche vecchio stampo, eccetera, però su questo argomento, cioè sull'esperienza che ha avuto sua madre, andare ad affrontare lo stesso argomento e dirgli tu cosa ne sai non ha senso. Cos'è? No, certo che abbracciamo Karen. Ma figurati. Thanks, mom, for being there. Thanks for letting me, son. Figurati. Let's hit the road. Ci lascia proprio la macchina comunque. Ma boh, vabbè. Non ho capito allora come vuole cosa ripoliziotti. Ciao belli. Stay safe. Forse gli hanno cambiato la targa per questo. Hanno cambiato la targa in modo che non riconoscessero la macchina. Oddio. Lo vedi, un SUV mezzo scassato e tutto, lo riconosci. Però potrebbe essere il motivo. Per il quale appunto ce l'ha lasciata e hanno cambiato la targa e tutto. Io pensavo che venisse con noi nostra madre. Something wrong? We're almost there, okay? That's the last time I have to say that. I don't care about that. Ecco. So, what's the problem? What are we gonna do in Puerto Lobos? We don't know anybody. We're like strangers. Ne cominceremo. How long can we live there? Viveremo come dei pascià. As long as we want. We have a house there. That's what Dad wanted, Inanna. So what are we gonna do for money and stuff? Si lavora. I get a job, man. It won't be hard. You can probably go to school. Dude, I can't even speak Spanish. How can I make friends or do anything if I can't talk? I'll teach you, man. You think so? Adesso ci stiamo veramente prendendo un sacco di responsabilità, eh? You fit in everywhere we go. And we'll get to hang out too. Well, that sounds okay. Cioè stiamo letteralmente rinunciando all'adolescenza, comunque a tutto, a tutto. Ho detto, cioè mi trovo un lavoro, ti devo insegnare la roba, comunque cioè ci penso io, no? Sono situazioni difficili, nel senso che chiaramente devi sono quelle situazioni in cui sei obbligato
a crescere. Cioè non c'è il posso fare questo oppure questo. C'è questo. Poi vabbè, chiaramente cresceranno entrambi. Ah, Madonna, dicevo. Non credo che... Immaginate tipo questo guido con i superpoteri. Beh, può farlo. Ma può muovere anche direttamente la macchina come vuole. Può farla volare. Che chi ne frega? Magari era giusto a sto punto, già che ci siamo, gli insegni direttamente come si guida. Tanto tutto dritto. Poi prendo un cactus.